torniamo alla nostra astrologia vedica. Abbiamo già visto l'etimologia della parola astrologia. Che cosa significa vedica? Sicuramente voi che frequentate questi corsi di yoga con Thea, piuttosto che siete sensibili a questi argomenti, magari la parola vi dice qualcosa. Da dove pensate che possa venire? Esatto. E vedica è un aggettivo che si rifà ai Veda. I Veda sono delle antichissime, probabilmente le scritture più antiche che abbiamo, sono un corpus enorme. Ci sono i Rig Veda, le Upanishad, i Vedanta, la Bhagavad Gita, che è un po' la Bibbia dell'induismo. Sono veramente tantissime, tantissime scritture. Queste scritture, anche qui, se voi cercate delle informazioni su internet, trovate che risalgono a 2000 avanti Cristo, ma come il discorso all'inizio dell'astrologia, in realtà sono molto, molto più antiche. Pensate che in queste scritture sono contenute delle indicazioni non solo in merito all'astrologia, ma su tutto quello che può riguardare la vita dell'uomo sulla Terra. Quindi ci sono addirittura ricette. Ci sono consigli per la medicina, per l'agricoltura, come costruire una casa, come governare un paese, come praticare yoga, meditazione. Cioè, ci sono proprio contenute informazioni su tutto quello che può riguardare la nostra vita e anche, naturalmente, l'astrologia. Si dice che queste scritture siano state ricevute dai santi Rishi, che erano dei santoni indiani illuminati, sono state ricevute in una forma di meditazione attraverso l'ascolto di mantra. Sapete che i mantra sono dei suoni sacri. Quindi si dice che questi Rishi avessero in meditazione ricevuto questi mantra, queste vibrazioni, e poi, solo dopo molto tempo, qualcuno li ha trascritti, perché sapete che alle origini qualunque tipo di conoscenza veniva tramandata oralmente, quindi la scrittura è arrivata dopo. Veda significa letteralmente sapienza, è la conoscenza della verità basata sulla percezione, quindi non è qualcosa di inventato, è proprio qualcosa che da questi santoni è stato percepito direttamente.